Andrea Chioles. Ora Manino Lingheri, in rappresentanza di Produscia, ricordiamo, società che gestisce l'ufficio turistico del Comune di Lieto. Manino. Sì, buongiorno a tutti, io rappresento Produscia e i congressi. Il mio ruolo in particolare è quello proprio di coordinamento dell'ufficio turistico comunale, che appunto Produscia gestisce per conto del Comune. Quello che mi piaceva premettere è che la rete di impresa in realtà secondo noi costituisce proprio il culmine di una serie di azioni che l'ufficio turistico ha già iniziato a mettere in pratica già da più di un anno circa, e che prendono le mosse in realtà dalla consapevolezza che la cooperazione, quindi la sinergia, insomma quello che può essere proprio l'abbattimento dei particolarismi, rappresentino un po' quelle che sono le carte vincenti per arrivare a questo potenziamento del sistema turistico in Tuscia, contribuendo quindi a dare proprio un'immagine unitaria del sistema turistico e appunto abbattendo un po' quella che definiremo proprio incongruenza tra ciò che le potenzialità, diciamo, storico-artistiche, culturali, paesaggistiche, insomma, termali appunto che il territorio offre e il puntuale mancato sfruttamento delle stesse a livello turistico. L'ufficio turistico quindi ha messo in atto tutta una serie di azioni che proseguono, diciamo, su due filoni parallele, ma che fondamentalmente poi si compenetrano, che sono da un lato un dialogo aperto con l'amministrazione comunale, che si espleta attraverso relazioni semestrali sull'operato dell'ufficio turistico, attraverso proprio incontri con gli assessori alla cultura, con l'assessore al centro storico, urbanistica, nel tentativo proprio di individuare quelli che sono i nodi critici che non vanno, comunque, in particolare chiaramente sul comune di Viterbo, ma poi questa cosa chiaramente può essere estesa, insomma, al territorio della Tuscia, e cercando poi di trovare insieme anche quelli che possono essere più adeguate, quindi le strategie più adeguate per risolverli. E facendosi allo stesso tempo portavoci delle varie istanze presentate dagli attori poi del turismo, no? Del territorio, quindi strutture ricettive, mi riferisco a B&B, hotel, chiaramente, con guide turistiche per esempio abilitate, con le quali abbiamo organizzato delle riunioni che hanno portato chiaramente a delle reazioni sulle varie istanze che sono state presentate. Quindi in realtà si muove su due filoni l'azione dell'ufficio turistico, che però si compenetrano, quindi un dialogo aperto con tra pubblico, diciamo, e privato, che devono comunque andare di pari passo, a mio parere, per avere comunque, no, un potenziamento effettivamente dell'accoglienza turistica, del sistema turistico in generale. Quindi la rete in realtà in questo momento rappresenta proprio il culmine, a mio parere, a nostro parere, di questa serie di azioni, e lo strumento giuridico in realtà più efficace per appunto attuare tutta questa serie di azioni e iniziative che man mano strada facendo, insomma, metteremo in pratica con il contributo di tutti, auspicandoci che poi chiaramente la rete, insomma, possa crescere, perché è un organismo totalmente aperto, quindi il primo momento è costituito da 11 imprese, ma all'interno possono entrare tutte quelle che ne avranno voglia, e investire soprattutto l'entusiasmo per poi effettivamente portare avanti vari progetti. Ecco, mi piaceva, insomma, premettere questo.